Durante una lezione fra Chef My Two Cents, le lezioni che sapete che tengo tutti i lunedì alle 15 in videoconferenza gratuite per chi vuol partecipare, durante una di queste lezioni, non mi ricordo quante settimane fa, un allievo mi chiese: ma che te ne fai del soffritto che t'avanza? Oppure quali sono gli altri usi alternativi del soffritto che non metterlo nel solito ragù o cose simili? Adesso in questo video vi propongo uno di questi utilizzi. Anzi, è un'ulteriore lavorazione di una base che la fa diventare una base diversa per poi poter essere utilizzato in ulteriori contesti ancora. Quindi dagli un occhio, che magari vi vengono tutta una serie di idee. Adesso vi lascio alle immagini, sentite come al solito le variazioni di tono e così via, perché cambiano i microfoni e così via. Portate pazienza, però ci sono le immagini. Pronti? 3, 2, 1. Allora, partiamo con il soffritto, vedete? Temperatura medio-bassa. E bisogna portare un po' di pazienza. Poi più avanti vi faccio vedere come prosegue. Ecco, allora adesso, prima della fase successiva che vi mostrerò, tenete presente che sono passati 10 minuti. La cosa importante è che la temperatura resti veramente bassa, come ho detto prima. Non fatevi impressionare dal fatto che sembra stia friggendo in modo sostenuto. In realtà non è così, cioè quello è solo vapore. Acqua che si sta sprigionando dall'idratazione interna delle verdure, quindi le verdure si stanno di fatto rinsecchendo, non è una vera e propria frittura, sennò si sarebbe bruciato subito. Quindi bisogna sempre stare attenti a non fare questa confusione quando si è soprattutto alle basse temperature, non confondere il fatto che si stia friggendo col fatto che si stia solo disseccando o quantomeno disidratando in funzione di quello che abbiamo in padella. Quindi io qui sto mandando via l'acqua praticamente un po' alla volta, e ci vuole un po', Alla fine tutta questa operazione è durata più di mezz'ora. Vi passo le prossime immagini. Vedete, si stanno rinsecchendo piano piano, diventano sempre più piccoli, sempre più duri e diventano anche sempre più scuri. Dobbiamo portare un po' pazienza, eh. Alzata la temperatura rischiate solo di bruciarvi. Ecco, una cosa che può essere interessante per chi lavora in un ristorante o comunque si occupa di cucina professionale. Questa operazione, quando sono nei ristoranti, io in realtà la faccio nel forno, non in casseruola. Questo perché? Perché dopo una volta o due che la fai, sai esattamente qual è la temperatura che ti serve, sai esattamente qual è il tempo che ti serve per fare il tutto, per cui imposti un programma nel forno, metti il tutto su una placca gastronorm bassa, con i profili bassi, perché l'aria deve poter passare agevolmente, quindi non mi prendete una roba alta. E se ne avete tanto, piuttosto mettete 2, 3, 4, 5 placche tutte basse, ma non fate strati troppo alti, sennò poi il risultato non viene. Vedete come che qui nella padella ce n'è veramente poco, è voluto che sia così, eh? Non è che ne avevo poco, ho preso una padella larga per far sì che stesse su uno strato così. Di sotto ci metto anche un po' di vapore per sicurezza, almeno un 10% circa, anche un po' per ostacolare la formazione di acrilammidi, che come sapete, insomma, non sono proprio il massimo per la salute. E quindi che succede? Succede che li sbatti dentro per un'oretta, non ci pensi più, il forno fa il suo lavoro e intanto tu fai altro. Poi, naturalmente, la domanda di solito è: a che temperatura? E quella te la devi trovare, perché dipende dalla ventola che c'hai, dipende da quanto apri il camino, se lo apri, se tieni il vapore, se il forno tira come tira e così via. Quello che posso dirvi è che le ultime volte che ho impostato dei forni in un ristorante per fare questo lavoro, l'ho tenuto a circa 120 gradi. Vi lascio alla prossima sequenza. Ok, adesso vedete, sono
sono ancora più scuri, ancora più secchi. Andiamo avanti ancora un pochino, poi ve li faccio vedere finiti. Mi avvicino qualcuno, vedete? Ecco, li vedete? Adesso sono perfetti. Potreste decidere di andare avanti ancora un filino, diventerebbero ancora un pochino più scuri, però per come li voglio io mi vanno bene così. Guardateli, ve ne faccio vedere qualcuno da vicino. Vedete? Il nostro questi. È così che devono essere. Ok, e a questo punto la domanda. Ma cosa ce ne facciamo del soffritto croccantizzato? Vabbè, io intanto vi mostro una foto. Poi presto vi farò un video in cui vi darò così tutte le indicazioni per arrivare al risultato che adesso vedete, cioè questo piatto o piatti simili, perché il mio è solo un esempio. Cioè, in sostanza, questo soffritto io invece che metterlo in una salsa, invece che metterlo, che ne so, in uno spezzatino, in un brasato, cioè nell'ambito di una preparazione, l'ho lasciato separato e poi l'ho messo sopra. L'ho messo sopra come parte croccante di un piatto che ho avuto modo di preparare qualche sera fa. Potrebbe essere un risotto? Certo, potrebbe essere un risotto. Oppure potrebbe essere una tagliata e tutto ciò va sopra? O potrebbe essere un vitel tonné e questo ancora una volta sta sopra? O potrebbe essere una zuppa e invece che mettere i soliti crostini mettete questo soffritto croccantizzato? O potrebbe essere semplicemente una parte di una bruschetta assieme alla cipolla, per esempio, magari fresca, cruda, se vi piace così. Quindi le possibilità d'utilizzo sono veramente molte, cioè si tratta soltanto, come al solito, di utilizzare un po' di fantasia. Naturalmente, in base all'utilizzo che ne volete fare, dovete fare qualche modifica, nel senso che potete volerlo più croccante, meno croccante. Un'altra cosa è che potete fare è lavorare sul colore, cioè se lo volete più chiaro, più brillante, con i suoi colori più vivi, vi consiglio di non utilizzare la padella di ferro, ma di utilizzare una padella a multistrato, in modo praticamente di non avere l'apporto del ferro, che chiaramente tende sempre un po' a scurire di più, sia perché la reazione di Maillard è un po' più strong, sia perché comunque è ferro, e il ferro è ferro, quindi è ovvio che il prodotto viene sempre un po' più scuro. Per esempio, nel forno, se lo fate così, nelle placche Gastronorm, normalmente il colore è un po' più vivo, un po' più acceso di quello che non vedete qui, è meno scuro in sostanza, più brillante. I colori che vedete qui non sono stati corretti con un filtro, quindi vedete che sono scuri ma comunque brillanti, lucidi. Ecco, non ho fatto nessuna manipolazione dell'immagine, il colore è quello suo, era così anche nel piatto. Poi il resto del piatto, vabbè, era una cosa semplice, non voleva avere nessuna pretesa, era più che altro una scusa per farvi vedere come impiegare questo soffritto croccantizzato. Bah, a questo punto direi che ci possiamo salutare. Buon divertimento, buona cucina anche a voi. Ciao!